Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, faccio questo lavoro dal 1994 e mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni. Faccio su questo podcast, racconto storie di investimento, di questi argomenti e intervisto personaggi molto molto interessanti come professionisti o start-upper o persone che hanno creato la loro azienda, per darti anche l'idea di come si può fare per creare il tuo business. Oggi puntata numero 176, beh, ci avviciniamo a grandi passi alla 200. Prima di iniziare ti voglio ricordare due cose. Uno, di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente, ancora per adesso, il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. È un libro semplice, pratico, pieno di foto e di grafici per darti tutte le informazioni base per capire come investire i tuoi risparmi, i tuoi soldi, come gestire il tuo patrimonio. Poi, se sei un vecchio ascoltatore, mi raccomando, metti una bella recensione su Apple Podcast, su Spreaker, su Spotify. Se invece sei nuovo, beh, ascolta la puntata. Se ti è piaciuta, alla fine lascia una bella recensione. Poi ti ricordo che se vuoi mi puoi trovare su tutte le varie piattaforme. Quello che sentirai oggi è l'intervista che mi hanno fatto a Radio Roma Capitale, ogni tanto mi rinvitano, su argomenti topici di questo momento, quindi su come investire, sull'inflazione, sul problema della pensione, su cosa fa il consulente finanziario. Quindi come al solito mi diverto molto quando vado lì a Radio Roma Capitale, perché sono degli amici e mi trattano molto bene, mi sento a mio agio, ed è venuta fuori una bella intervista con il conduttore. Ascoltala bene fino alla fine, poi se vuoi, se hai bisogno, puoi contattarmi per avere una consulenza con te. Ciao e ci sentiamo alla prossima puntata. Torniamo in diretta alle 19:16 minuti, finalmente è il momento di iniziare veramente anche questa nostra seconda ora assieme, perché sono arrivati i nostri ospiti e preannunciavo dei graditi ritorni, e quindi vado subito a salutare e a dare il bentornato al nostro amico, ovvero Alfonso Selva. Ciao Alfonso, bentornato innanzitutto. Ciao e grazie a voi per avermi invitato ancora, grazie. E grazie a te per essere con noi e per aver accettato ancora una volta quello che è il nostro invito. Come stai innanzitutto? Perché in questo caso, insomma, credo che i convenevoli del caso ci stiano tutti, anche perché era qualche mese ormai più o meno che non ci vedevamo, insomma. Sì, qualche mesetto antecrisi galattica sui mercati finanziari. Infatti mi sa che c'è da fare un bel briefing, un bel aggiornamento in questo caso. Sono prontissimo. Immagino che la tua assenza come dire sia derivante anche un po' dal momento un po' così particolare, sì, anche sì. A livello professionale immagino che sia impegnativo di conseguenza in un certo senso, Sì, quando è tutto spumeggiante è impegnativo in un senso, quando è tutto sotto terra è impegnativo nell'altro. Dai, quindi, non vuoi, vabbè, giusto. Giustamente, insomma, non l'abbiamo ancora specificato per chi non ti conoscesse, sei un consulente finanziario. Esatto. Ti occupi, ecco, di che ti occupi? Andiamola a spiegare a chi magari, insomma, semplicemente... non sapesse chi è il consulente finanziario. Beh, io mi occupo di realizzare tutti i bisogni delle persone finanziari e assicurativi, di tutelarli, di aprire conti correnti, di investire, di tutta la parte dell'erogazione come i mutui, i finanziamenti, e insomma mi occupo di questo. Poi, in base a quella che è ovviamente l'esigenza, anche il desiderio poi in ottica futura della persona o del nucleo familiare comunque in questione, è sempre un discorso, come dire, super personalizzato. Ecco, esatto, super personalizzato, perché ognuno è diverso, cioè, dall'altro. Oh, lì vedo anche un libro e quindi vorrei anche perché il titolo è come sempre molto molto esplicativo. Aspetta, diciamo che mi sa, non si vede bene, io un po' sintetizza molto bene quello che è anche il tuo obiettivo come consulente finanziario, quindi ricorda un po' quella che è la tua pubblicazione. Beh, dice, il titolo è Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. È un libro semplice, pieno di grafici, di foto per dare tutte le basi dell'investimento, di capire come si può fare. Vabbè, il titolo è sicuramente di buon auspicio e sintetizza anche molto bene quello che è il tuo impegno, il tuo obiettivo in quanto consulente finanziario, quindi dopo facciamo un po' un aggiornamento e come sempre cerchiamo di dare qualche consiglio ad ampio spettro per quanto possibile, perché dicevamo, essendo una consulenza poi il discorso è più che mai personale e individuale, però io credo che qualche consiglio come sempre a lungo raggio, insomma, riusciremo a darlo, sì, ne sono fiducioso, quindi grazie innanzitutto ovviamente Alfonso per averci raggiunti.
E allora torniamo in diretta alle 19:39 minuti, quindi ultimi 20 minuti di questa nostra seconda ora in compagnia. E finalmente è arrivato il momento di fare questo aggiornamento con il nostro amico, con il nostro consulente finanziario e quindi con il nostro Alfonso Silva, al quale rinnovo però il saluto innanzitutto. Quindi ancora una volta ciao Alfonso. Ciao ciao. E allora Alfonso, mi dicevi che sono stati mesi turbolenti, non faticavo a immaginarlo, mi stavo un attimino a impicciarlo, perché il contesto sociale, politico sicuramente insomma non favorisce poi insomma delle acque calme sotto questo. Se vuoi faccio un piccolo recap, come si dice in gergo della che è successo? Diciamo. Guarda, dopo il 2020 diciamo che c'è stato il Covid, la borsa è scesa, poi è risalita alla grande, 2021 alla grandissima, ha guadagnato molto bene. 2022, così iniziato gennaio, poi è scoppiata la guerra, l'inflazione è scoppiata, insomma così, rincaro dell'energia, gas, problema, rialzo dei tassi delle banche centrali per bloccare l'inflazione, e calcola che quest'anno da 50, anche forse 60 anni non succedeva che scendevano sia le azioni e sia le obbligazioni. No, quindi chi ha iniziato a investire quest'anno non ha avuto un tempismo particolarmente buono. No, erano 40-50 anni che non succedeva questa cosa, tutti i portafogli fatti sia in obbligazioni, BTP, tutto quello che vuoi, hanno perso praticamente tutti, chi più e chi meno. Quindi la prima cosa che vi dico è state tranquilli, perché nessuno è rimasto esente, questo è sicuro. Ah, quindi mal comune mezzo gaudio, come dicevamo prima. La differenza dove sta? La differenza la fa il progetto e se hai una persona che ti segue. Perché se vado avanti tranquillo, non gli chiedo qualche cosa. No, vabbè, immagino che poi parlando di progetto, diciamo anche il momento particolare fa parte del, cioè è messo in conto proprio nella nostra progettualità futura, parte del gioco, insomma. Guarda, la differenza la fa chi fa le cose estemporanee, andando a inseguire la cosa del momento, e chi invece ha un progetto. Chi fa la cosa estemporanea dice adesso compro i BTP. No, ma adesso conviene, compro le azioni della Tesla. In base all'emozione. Adesso del momento. Vendo tutto e faccio quest'altro. Adesso faccio il conto remunerato. Adesso faccio. Cioè, se fai così e cambi cavallo continuamente, no. E poi si lamentano che non guadagnano mai. Mentre invece chi ha una guida, come in tutte le cose, no? Come se tu ti vuoi curare da solo, vuoi fare una cosa da solo, senza essere esperto in quella cosa, alla fine non arrivi a niente. E quindi questo, quello che sta succedendo quest'anno, mica è successo solo questa volta, Cioè le crisi te ne posso citare 5, 10, quante ne vuoi, ne so, quella del 2020, il 2018, il 2016, quella più grande del 2000, il 2008 quando è crollata Lehman, che vogliamo andare ancora indietro, poi con tutte le altre che ci sono state. Vuoi dire, è fisiologica come cosa, insomma, certo. Ci deve anche essere poi per poi crescere in futuro, cioè è proprio necessaria anche per la crescita, paradossalmente parlando. Certo, cioè, ma perché ogni volta dopo una grande crisi il mercato risale e cresce molto più di prima. Molto, anzi, la sempre. Crisi può essere anche l'occasione in un certo senso, a volte. La crisi sarebbe, guarda, se psicologicamente le persone non si spaventassero, sarebbe il momento migliore. Perché? Certo. Perché io faccio sempre l'esempio più stupido, ma è quello più calzante secondo me. Quando ci stanno i saldi a gennaio o a luglio, tu compri una cosa che prima costava 200 euro, la paghi 100 euro, ma è la stessa giacca, lo stesso telefonino, le stesse scarpe, sono uguali, però le paghi il 50% in meno. Un po' lo stesso discorso. Tu vai in borsa con l'azione che sei mesi fa produceva, esiste sul mercato da 30 anni, 40 anni, che è quindi non è una cosa così campata in aria volatile del momento. No, insomma, è una cosa seria. Oggi è sconto perché per tantissime ragioni. Comprale. Bisogna vederla con questo modo, quindi. Ma certo. Quindi anche cambiando un pochino la nostra visione degli eventi, certo. Ecco, possiamo fare scelte proprio. Guarda, purtroppo psicologicamente il risparmiatore fa le scelte sbagliate nel momento sbagliato, cioè l'opposto di quello che dovrebbe fare, e lo fa tutte le volte. E perché non ha, anche perché non ha una guida. Mentre invece se rimanesse tranquillo, approfittasse del momento e seguisse i consigli dei consulenti finanziari, che sono gli unici professionisti del settore, sicuramente con un progetto, non a sei mesi, perché a sei mesi non è nessun progetto, assolutamente non è un progetto, è troppo poco tempo, sì, credo. Non esiste. A sei mesi lasciali sul conto, assolutamente. I vincoli casomai, ma non ci fai niente, pure, esatto, che poi vincolato. Però se fai un progetto a 5-10 anni, guarda che mediamente
hanno avuto guadagni buonissimi le borse, sempre. Solo che capita sempre questo momento, guarda, tutte le volte dico no, perché questa volta è crolla tutto. È quella irreversibile. Moriamo tutti, questa volta perdiamo tutti i soldi. E vabbè, io dico, ma se fosse veramente vero, no, che ce l'hai sul conto o che ce l'hai investiti, guarda che non cambia niente, eh. Cioè, se oggi c'è l'atomica, no, la paura dell'atomica, della guerra, ma se tu abbia 1 milione di euro o 1.000 euro, se devi morire, cioè se scoppia l'atomica moriamo tutti, moriamo pure quello straricco, muore lo stesso, eh? Quindi non cambia nulla, tanto vale essere tranquilli e ragionare nel lungo periodo, che quindi fare un investimento nel medio-lungo termine. Ma quindi la progettualità, la programmazione sono proprio le basi, mi sembra di aver capito, poi del buon investimento consapevole, insomma. Sì. Come dicevi tu, poi, come dire, il non addetto ai lavori comunque è quasi inevitabile, credo che si faccia prendere un pochino dall'emozionalità e dall'emozione del momento, quindi è, credo, quasi imprescindibile che si abbia comunque un consulente al proprio fianco che ci sappia anche consigliare e gestire in un certo senso, specialmente in questi momenti un po' particolari, ecco. Guarda, in questo momento passo più tempo a fare lo psicologo che il consulente finanziario. Cioè, devo fargli capire, fargli ragionare, fargli capire che nel passato è già successo, che le crisi esistono, che comunque se stai tranquillo il mercato ritorna su, riguadagna. Quindi, ma ti faccio un esempio, no? Una delle cose più amate dagli italiani, il BTP. Non so se sai cos'è un BTP. Per sommicare il buono del tesoro poliennale lo emette lo Stato italiano. Tu gli presti i soldi, ti dà una cedola, va bene? Che fino a qualche anno fa era la cosa più sicura che esisteva. Calcola che chi ha comprato i BTP a gennaio del 2020 oggi sta perdendo, se li andasse a rivendere, tra il 20, il 30, 35% sui BTP, che è un titolo obbligazionario, non è un'azione. Quindi chi ha fatto la scelta? Io metto tutto sui BTP perché sto sicuri, tranquillo. Se oggi gli servono i soldi, se li deve vendere o se va a vedere quanto vale oggi, sta perdendo. Ma come quello che dice, compro la casa. Ma la casa tu ogni 2 mesi vai e vedi quanto vale quella casa? Perché magari l'hai comprata 3-4 anni fa, vedi quanto vale oggi? Forse quasi sicuramente oggi non vale quello che valeva 3 anni fa. Però se l'hai comprata per il lungo termine è un altro discorso. Quindi la famosa frase, ma perché devo stare al sicuro, perché devo fare una cosa sicura, l'unica cosa sicura è forse il conto corrente, ma neanche, perché con l'inflazione all'8%, comunque a fine anno non te ne sei accorto, ma i soldi li hai perduti. Se ne sono andati. Lo stesso. Piano, alla volta. La cifra è la stessa che vedi scritta, però quello con i 100.000 euro di inizio anno a fine anno valgono 8.000 euro in meno. Certo. Sì, sì. Non te ne sei accorto? Te ne accorgerai all'atto pratico, insomma. Sì. Comunque, voglio farti altre domande, caro Alfonso, perché ho anche domande sulla pensione, perché io credo che, come tanti della mia generazione, sono uno di quelli che pensa che forse difficilmente ci andrà, quindi magari chissà che tu non abbia qualche soluzione alternativa per me, ma magari mi spieghi tutto tra un minuto. Andiamo dalla regia, 19.47, e poi torniamo. C'è la soluzione per me, Alfonso, oppure... Vediamo. Dipende. Io creo cibo perché smettano di mangiare. Torniamo per gli ultimi 10 minuti di questa nostra seconda ora in mia compagnia, e quindi torno anche nel discorso con il nostro consulente finanziario preferito, ovvero Alfonso Selva, del quale, insomma, ho già preannunciato, ecco, l'argomento. Con il domandone. Esatto, il domandone, questo è un bel domandone. Il domandone, sì. Pensione, che, come dicevo, insomma, tanti della mia generazione vedono quasi come un miraggio, perché, insomma, come... non è proprio così. Guarda, non è che è un miraggio, la pensione l'avrete anche voi, solo molto più bassa. Vabbè, già è qualcosa, insomma, sì. La notizia buona me l'hai data. L'avrete, certo. Perché diciamo che oggi le pensioni pubbliche, parlo di quelle pubbliche, sono messe in protezione, perché hanno trovato un meccanismo per cui man mano che si allunga la vita, perché viviamo sempre di più, si va in pensione più tardi, e comunque le pensioni, anche con l'allungamento della vita, diminuiscono al variare degli anni di vita, perché la pensione non è altro che ti ridanno dei soldi che tu hai accumulato per la tua vita residua. Questo era una pensione. È un po' questo, diciamo, la logica che c'è dietro alla sua istituzione. Solo che il problema è che fino a 20-30 anni fa c'erano 10 persone che lavoravano e 2 o 3 in pensione. Oggi siamo quasi
10 che lavorano e 10 in pensione. Ed è un po' un problema, anche perché le pensioni pubbliche, forse non tutti lo sanno, sono pagate all'istante con i contributi di quelli che lavorano. Non c'è quasi un autosostentamento. Sì, ah. Non c'è. Non, se tu i contributi che ti tolgono quando tu lavori, non è che sono messi in un cassettino solo tuo, assolutamente no. Vanno subito redistribuiti. Sì. Li prende l'INPS e li ridistribuisce ai pensionati. Quindi non esiste il tuo personale. L'unica cosa che tu puoi fare per te è farti la tua pensione personale. Un fondo pensione. Esatto, il fondo pensione. Quello è uno dei due o tre strumenti che si possono usare. Quello ha dei grandi vantaggi fiscali, delle grandi vantaggi quando arrivi alla fine, però magari c'ha lo svantaggio che in teoria non te li puoi riprendere. Poi non è neanche questo vero, insomma, adesso non entriamo nella tecnicalità. Però puoi anche accumularti i soldi tramite un PAC, per esempio, un piano di accumulo, che non è una cosa assicurativa, è una cosa finanziaria, ma se lo vedi a 20-30 anni è abbastanza simile. Però non ha, per esempio, il PAC non ha il risparmio fiscale, però sei più libero di gestirlo. Insomma, ci sono i pro e i contro. Poi anche in base, credo, alla situazione più particolare, tu sai, sì, considerare qual è la soluzione più idonea, sì, all'esigenza. Dipende da cosa fai, che lavori, quanto hai che da obiettivo. Poter accantonare, che obiettivo c'hai, che t'acciai, insomma, perché ognuno poi ha una situazione diversa, come diciamo sempre, per tutte le cose. Quindi non mi devo spaventare troppo. No, l'importante è però che cominci a accantonare qualcosa per la tua pensione da quello, adesso. Pure quello può essere un problema, caro Alfonso, però cercherò di seguire. Ma guarda che anche i 100 euro capitalizzati ogni mese per 20 anni, per 20 o 30 anni o 40 anni, grazie alla capitalizzazione composta, che è un meccanismo fantastico, producono interessi sugli interessi. Quindi vengono fuori belle cifre anche solo mettendo da parte 100 euro. Certo, se lo fai quando c'hai 60 anni, per andare a 65 troppo poco tempo. No. Certo, se lo fai 25-30 non è male. Bene, programmazione a lungo termine pure per quanto riguarda la pensione. Quindi mi sembra, esatto, che pure qui poi si applichi, insomma, lo stesso discorso. Mi dicevi anche prima, mi parlavi un pochino di inflazione, facendo il riferimento, insomma, dei soldi sul conto corrente, che sono sì 10.000 euro, ma magari tra un anno quei 10.000 non sono 10.000 come oggi, in un certo, l'inflazione spiegata da me, insomma, non è proprio il massimo. Quindi vai. Vogliamo svelare un grande segreto. Fai la parafrasi di quello che ho detto. Vogliamo svelare un grande segreto. Bella, certo. I tassi sono negativi, nel senso, se anche tu prendi un titolo di Stato, tra parentesi, che ti rende il 3 o il 4, e l'inflazione come oggi è all'8, tu a fine anno hai comunque un rendimento negativo, perché il tasso reale è il tasso che ti danno parametrato all'inflazione. Una volta, magari, se l'inflazione era 0 e ti davano il 2, avevi comunque il 2 di rendimento netto. Non so se sono stato chiaro con questa cosa. Quindi oggi bisogna anche confrontarsi con questa modalità. Quindi chi non investe sta comunque perdendo i soldi, rispetto a lasciarli sul conto, è la cosa più peggiore che tu possa fare, o comunque investire in qualcosa che ti rende pochissimo. Anche perché molti dicono: no, ho paura, faccio una cosa garantita al 100%. Se la cosa è garantita al 100%, il rendimento sarà zero, bassissimo. Sì, prossimo allo zero, prossimo... perché se no, sei sicura, tutti. Prossimo allo zero, certo. Perché... è troppo facile, esatto. Se no, che ci stava a fare, Alfonso? Esatto. Ed è quella la classica cosa che ti fa un'istituzione molto presente nel nostro paese. L'altro giorno un cliente mi ha detto che l'ha fatta alla nascita della figlia, l'ha tenuta per 18 anni in questa grossa istituzione che è presente ovunque, che non voglio dire il nome, e ha ritrovato gli stessi soldi che ha versato. Ah, quindi... perché gliel'avevano venduta come la cosa più sicura. Però 18 anni fa c'avevano un certo valore, esatto, che oggi immagino sia un pochino, esatto, ridimensionato, esatto, inevitabilmente. Esatto. Io dico queste cose perché voglio evitare queste sorprese alle persone, perché non ricevono un'adeguata informazione finanziaria. Pensa che questo mese, il mese è chiamato il mese dell'educazione finanziaria, questo mese qua. A me non piace chiamarlo educazione, perché sembra come se devi fare il maestrino con le persone. Io la chiamo informazione finanziaria, perché io ti devo informare sulle cose che esistono e ti devo dare un consiglio su quello da usare tra le mille cose che esistono, che va adatto, è adatto a te. Questo è il mio lavoro. Non è il lavoro del consulente finanziario, non è farti guadagnare sempre e comunque, perché le performance non le faccio io, le fa il mercato. E quindi io
ti aiuto a gestire nel tempo le tue cose, ti programmo, ti do una mano a fare. Ma se tu vieni da me pensando che il consulente finanziario è quello che ti fa guadagnare un sacco di soldi sempre e comunque, guarda, lascia perdere. Avete una concezione un pochino distorta, insomma, sì, di quella che è la figura professionale anche del nostro ospite. Io spero che, insomma, l'abbiamo ampiamente descritta quella che è la tua figura professionale, quindi penso che almeno chi ci ascolta sia abbastanza edotto in materia. Nel caso non fosse, organizziamo prima di subito qualche volentieri, altro ciclo di approfondimento, insomma. Comunque lo vediamo anche, l'abbiamo visto per tutto il tempo, quindi ora direi anche di spenderci qualche parolina riguardo il tuo libro, quindi Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Il titolo, come dicevo, è già tutto un programma, se non ricordo male una volta era gratuito, l'ho lasciato ancora gratuito, sì perché ho visto che ha un discreto successo, quindi lo voglio lasciare gratuito, anche perché io non l'ho scritto per farci soldi col libro. Ho scritto questo libro per dare un'informazione, le basi, certo. E come voglio anche far dire che chiunque voglia può seguirmi sul mio podcast Finanza Semplice, lo trova su tutte le varie piattaforme come Apple Podcast, Spreaker, Spotify, insomma, oppure può vedere i miei video sul mio canale video YouTube Finanza Semplice, dove parlo sempre di questi argomenti. Lo so, non sono molto cool, dove non faccio balletti, non dico parolacce, non intervisto, non litigo come fanno certi in televisione, quindi magari sono molto meno seguito. Però se vuoi prenderti cura dei tuoi soldi, dei tuoi risparmi, sapere come tutelarti, guarda che le possibilità di essere informato esistono, devi solo dedicargli un po' di tempo. E poi dopo che hai visto queste cose puoi venire da me e puoi seguirmi anche su tutti i miei social. Oh, Finanza Semplice, le due parole chiave in questo, esatto, in questo c'è caso. Anche un sito. Come? C'è anche il mio sito, alfonsoselva.it. Immaginavo, insomma, non si può sbagliare in questo caso. Quindi www.alfonsoselva.it per quanto riguarda il sito web, quindi semplicemente il suo nome. Per quanto riguarda invece tutti i contenuti a livello podcast, Finanza Semplice. Il podcast si chiama Finanza Semplice di Alfonso Selva, come il canale YouTube Finanza Semplice di Alfonso Selva. Ebbene, direi che non potete sbagliare neanche in questo caso. Ricordiamo anche il libro, perché parlavamo di quello. Dove si può scaricare? Si va sul sito. Sul sito c'è un bel pulsantone enorme e vi potete anche iscrivere alla newsletter. Esatto, anche perché volevo sapere se c'è qualche news a proposito. Sì. Ma stai lavorando pure a qualche altro libro? Ci sto pensando, però ultimamente non ho molto tempo. Devo vedere un po' come... Facci la newsletter in diretta. Che bolle in pentola? Ultima domanda. La prossima newsletter... Guarda, la prossima la faccio sui mutui, i tassi e il rialzo sui mutui, e ho fatto un video e un podcast, e comunque lo faccio anche sulla newsletter, dove do delle indicazioni su come ragionare per gestire il vecchio mutuo che c'hai, perché sicuramente se hai fatto un vecchio mutuo a tasso variabile oggi si è alzato molto, certo. E se ne devi fare uno nuovo, quali sono i criteri da prendere in considerazione? Cosa fare prima? Cosa non fare? Magari non ti buttare là alla prima banca che trovi. Il consiglio è non andare solo e soltanto dalla banca dove sei cliente da 20 anni, 10 anni, 5 anni, e perché è quella che sta sotto casa. Fatti un bel giro. Chiedi, vedi, verifica, vai da un professionista, perché potresti sbagliare. E se una cosa che non molti sanno, se ti bocciano il mutuo, poi tutte le altre lo vedono e non te lo danno neanche nessun altro. Non è che non se ne accorge. No, c'è scritto, è bello chiaro, sulla famosa CRIF. Quindi dice, ma me l'hanno bocciato perché? Gli puoi dire qualsiasi perché, ormai è bocciato. Non è che stanno a sentire, no, anche perché, no, insomma, no, poi no. È anche complicato, credo, provare, come dire, la propria... buona fede, insomma. Sì, in potrebbe caso. Esserci una buona fede, ma non viene previato. No, nel mondo di oggi sai che c'è, il 90% del lavoro lo fanno le macchine, certo. Sono preimpostate. Quindi una volta che va avanti, una volta 20-30 anni fa l'umano era, era preponderante, oggi no. Non si sfugge in quel caso, insomma. Comunque, Alfonso, ricordo il tutto: www.alfonsoselva.it, il tuo sito web, lì troviamo anche il libro. Quindi ricordo Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Ancora gratuito per il momento, quindi direi di approfittarne finché, insomma, poi non cambi idea. Perché io immagino che un giorno cambierai idea, perché vabbè che non l'hai fatto per monetizzare, però il contenuto, l'informazione, poi a un certo punto ci sta, il contenuto c'è. Va anche premiato il lavoro che c'è dietro, ecco, in un certo senso. Quindi poi
Se dovessi cambiare idea, fammelo sapere, così avverto un po' tutti quanti. Ricordo anche Finanza Semplice per quanto riguarda il podcast e anche il canale YouTube. Dico bene, Alfonso? Esatto. E allora, Alfonso, sono arrivate le 20, quindi è arrivato il momento di salutarci. Spero di ritrovarti, perché è sempre un gran piacere. Poi ormai sei di casa, veramente arrivi, ti salutano tutti quanti, cioè ormai lo sai anche tu, insomma, che sei sempre il benvenuto, quindi spero di ritrovarti il prima possibile. Seguite Radio Roma Capitale, perché si sta bene dentro e fuori, anche ascoltando. Oh, e allora seguite anche il consiglio di Alfonso, se non siete mai venuti da queste parti venite a trovarci, perché Alfonso ormai è a casa sua, quindi chi lo sa che magari non possa diventare pure casa vostra. Quindi Alfonso, grazie mille come sempre e alla prossima, perché grazie. So che tornerai, quindi grazie mille veramente, è sempre ciao. Un piacere, un grande saluto ad Alfonso Selva, una buona serata e un buon lavoro, ciao Alfonso.